sicuramente ci sarà un paio, minimo un paio di minuti. Ecco, non so che cosa sta succedendo dal lato. Non so che cosa sta succedendo. Non so che sta succedendo dalle parti delle tribune. No. Guarda che sta succedendo. Che succede là? Ma che sta succedendo? Non so che cosa sta succedendo, ma a seguito dell'infortunio di padre di Pagano, dopo non si sa che cosa è successo. Si è visto la rete muoversi, i nostri in basso alla vista, però non si è visto che cosa è successo. Una partita così bella. Si può farci su. Non lo so io che cavolo stai. Ma l'arbitro sta vicino, ha visto tutto, appunto, stava là, stava contando la distanza, cioè doveva far parte delle punizioni. Non so che cosa è successo. Ecco l'arbitro, pare che tutto si è calmato. Si è calmato, c'è solo un gruppo di tifosi al di là della rete. C'è la ripresa del gioco, calcio di punizione a favore della Virtus. Sì. 1-0. 1-0 a favore del Rapino Calcio. Manca una manciata di minuti, ma proprio di minuti, solo se darà il recupero. Sicuramente recupero per il gioco fermo a seguito dell'infortunio che Pagano si è fatto male. Ecco l'arbitro ha piazzato la barriera ai 9 metri. Calcio di punizione, si può dire ultima azione per pareggiare. Ultima azione per pareggiare, l'arbitro sta richiamando, ancora ci sono degli amicati, però pare che la ripresa ci sia, la ripresa adesso. Ecco l'arbitro sta fischiando la ripresa, calcio di punizione a favore. Rete, pareggio di Lombardi, pareggio che porta 1-1 il risultato, pareggio di Lombardi, acclamato dai compagni anche da Gerardo, 1-1, pareggio, ripresa, manca pochi minuti.